Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su House Flipper. Allora ragazzi, cosa andremo a fare oggi? Oggi direi ragazzi di fare una bella cosicina. Mi sono chiuso fuori. Ok. Allora, io direi ragazzi di fare una cosuccia, a parte il fatto che poi andrò a pitturare. Andremo poi anche... intanto questo video ragazzi io ve lo dividerò in due. Andremo a mettere un po' a posto il nostro garage, perché vi dico, fa schifo guardarlo così. Una parete grigia, una grigia scura, una grigia bianca, una sgnappolatrice, no. Quindi io direi che andremo poi a mettere tutto l'ambardan. Io direi di fare una bella cosa. Qua ragazzi andremo a fare la cucina poi, quindi io direi di incominciare a fare poi qualcosa. Purtroppo qua sarà un po' un casinotto, perché perché qua, fatemi vedere una roba, allora fatemi vedere, perché qui se io però qua c'è il bagno. Ok, perché qua abbiamo da fare la cucina, ragazzi, però il problema è questo, che abbiamo il termosifone proprio qua, e a me qua, ragazzi, non piace, perché se no dobbiamo andare a mettere i mobili qua della cucina. Andare a mettere dei mobili qui e dei mobili qua. Ma allora non sarebbe neanche una malvagia idea volendo, allora o togliamo il termosifone e lo mettiamo da un'altra parte. Quindi per dire, ad esempio, lo possiamo mettere anche da questa parte qua magari. E quasi quasi l'idea sarebbe quella, perché secondo me, ragazzi, è meglio. Allora, andiamo a togliere questo e questo. Ok. Poi andiamo a mettere il termosifone. Allora, io direi di metterlo in un punto, perché io qua e qua vorrei fare la cucina. Allora, io direi, ragazzi, di mettere il termosifone qua, che non rompe le scatole. Quindi andremo a mettere il termosifone qua e poi ragazzi andrei a fare una cosa del genere. Allora, il termosifone lo andrò a mettere io, ragazzi, perché intanto mobile da cucina. Allora, io volevo farvi vedere questa cosa, ragazzi. Prima di tutto vi volevo far vedere, e sono in fondo, le cucine già fatte, che non sarebbero malvagie. Allora, di cucine già fatte, ragazzi, ci sono questo genere qua. Ad esempio, ci sarebbe questa, che io direi anche di poter tenere così. Fatemi vedere. Così e grigia scura. Allora, il ripiano in metallo, no. No, grigio, vabbè, grigio così, sì. Però il ripiano, ragazzi, a me così mi fa veramente schifo. Wow. Ragazzi, questa è fantastica, però c'è sempre un però. Allora, proviamo a vedere quanto è grossa. E la Madonna. E la Madonnina. Allora, così, ma così cacchiarola, ragazzi. No, è troppo grossa, ragazzi. Non si può, è troppo grossa. Dobbiamo andare a vedere un altro tipo di cucina. Ecco, allora. Possiamo andare a vedere questa.
Quindi andiamo a vedere è questo? Ok. Che non sarebbe male. Supporto. Ma no, vabbè, mettiamolo così, che sono belli. Lavello lo possiamo tenere anche di sto colore qua. E su, ragazzi, ma guardate che bella che è venuta fuori così. No, così in legno no, così no. Wow. Madonna. Così? No, così scura no. No, così no, io la preferisco in questa maniera e ragazzi andare a mettere ecco, il lavello così e mettere ma un po' più chiaro, cioè un po' leggermente più scuro di questo, c'è solo questo, non sarebbe neanche malvagio ragazzi, è comunque. Allora, acquista. Vediamo un attimino. No, così però non va bene. Allora. Beh, tutto sommato ragazzi, così non sarebbe neanche malvagio. Il problema è che si sporgerà un bel po'. Perché se no, ci sarebbe da girarla in questa maniera. Però vedete che allora proviamo a vedere se c'è altro. Allora, se c'è altro, vediamo un po' perché allora altrimenti andiamo a mettere una cucina con i mobili noi e basta. Perché arrivati a sto punto è inutile andare avanti e vedere un attimo come si può fare. Io a questo punto qua andiamo a prenderci un lavello, ad esempio culina della culata. Allora, culina, lavello della culina. Io direi in questa maniera. Piano di lavoro, andiamo a vedere. Teniamolo così. No. Ah no, così così, ok. Ok, allora la teniamo in questa maniera. Acquistiamo. Ok, e possiamo metterlo qua. Allora andiamo tab e mettiamo. Ok, allora andiamo a prendere. Questo, così, così, no? Così, e così.
giusto? Ho sbagliato. Andiamo a prenderlo più scuro. Allora, quello che dicevo io è questo. Vedete? Ah, santo cencelo. È così. È così. Ok. Così. È così. Adesso questo andrebbe messo così. Ma però ragazzi io direi di fare una cosa. Allora, mettiamolo qua. Andiamo a prendere prima di tutto un altro angolare che è questo qua. Quindi andiamo a fare così, sempre questo piano di lavoro e questo dettaglio, e andiamo a girarlo in questa maniera qua e facciamo così, spostalo un attimo qui, andiamo qua, prendiamo questo e ragazzi andiamo a metterlo qua. Perfetto, adesso dobbiamo andare a fare in questa maniera. Quindi andiamo in su che dobbiamo prendere la lavastoviglie. Allora, lavastoviglie, incasso. No. Così, teniamola così, piano di lavoro, ma cacchio però ragazzi non è normale questa cosa, cioè no, allora teniamola scura così, colore fuori, vabbè, teniamo questo, vediamo un attimo com'è, no è troppo scuro. Vabbè, ragazzi, tanto rimane in mezzo, non si vede, dai. Lasciamola così, dai. Perché se no, veramente, ragazzi, diventa inutile la cosa. Andiamo a mettere. Questo in questa maniera. Allora! Sentite ragazzi, non ci sta bene, dai. Va bene in quella maniera lì. Ok, dai, abbiamo risolto. Va bene così, meglio di così non si può. Adesso andiamo a prendere un. C'è qualcosa che non mi quadra però. Perché questo dovrebbe essere. No, è troppo però. Meglio di così non si può. Andiamo adesso a prendere il fornello. Allora, il fornello, ragazzi, io direi di mettere anche un fornello di questa cosa qua, di questo tipo qua. Lo teniamo in questo piano di lavoro. Però non è proprio uguale.
forse questo. Non è proprio uguale però, ragazzi. O meglio di così, non si può. Niente. Qui è rimasto così, però, ragazzi, io non riesco a capire. Ma questo può andare più in sotto? No. Allora, andiamo a vedere adesso in giù. Allora. Ok, è questo. Così. Così. E così. Fatemi vedere, sì. Molto bene, come potete vedere, ragazzi, abbiamo messo la cucina, il fornello e tutto, sì, si vedono un po' le differenze, però ragazzi, in questi casi qua, purtroppo non si può fare altro. Dobbiamo mettere un altro mobiletto qua e un altro mobiletto qua. Andiamo a vedere di prendere un altro mobiletto. Possiamo mettere no, questo, perché sicuramente quello normale è esatto. Quindi così, così e così. E andiamo a metterlo in questa maniera. Perfetto, qua ci siamo. Adesso ne mettiamo un altro di qua. E io direi, ragazzi, di andare a prendere un altro tipo di mobiletto. Se non... no, allora è su. Allora c'è questo, c'era uno che poteva andare bene, che era fatto, eccolo qua. Allora, così, così e così. E ragazzi, e voilà. E abbiamo fatto la nostra piccola cucina. Allora, qua abbiamo il lavello con, qua mettiamo il fornello, ok? Abbiamo il fornello, quindi lo possiamo mettere qua. Volendo, ragazzi, possiamo spostare il fornello da questa parte. Va bene anche così, non è un grosso problema. O metterlo addirittura da questa parte, ma non è un problema. Possiamo lasciarlo così. Andiamo a cercare adesso i mobiletti da appendere. Allora, i mobiletti da appendere, abbiamo da poter mettere questi qui. Quindi in questa maniera e così. E ad esempio, ragazzi, possiamo andare a fare no, perché io voglio vedere se c'è da appendere degli angoli. Ci dovrebbero essere gli angoli, gli angolari da appendere. Allora, gli angolari, mannaggia al cuculo. Dove sono gli angolari da appendere? Cioè, può essere che di quella cucina lì non esistono gli angolari da appendere? Cioè, ma assurda la cosa. Allora, facciamo così. Così e così. Ne mettiamo. Qua. Sì, ma sta sul culo, mi sta sul culo così. Così mi sta veramente sul culo, ragazzi. No, non mi piace così. Mi dispiace dirlo, però non mi sta, non mi piace. Allora, punto qua,
possiamo provare a fare viceversa, lo mettiamo da questa parte, lo mettiamo qua e fatemi vedere, possiamo mettere qualcos'altro lì e ne mettiamo un altro da questa parte, sempre così, dai. Così. E da questa parte, ragazzi, mettiamo, se, vediamo se sta bene, una vetrinetta. Una vetrinetta fatta in questa cosa, vetro, lo mettiamo in questa maniera e così. Allora, così, e alziamolo un pelo, perché così. Si è svegliato, eh? Molto bene. E mettiamo un'altra vetrinetta, ragazzi, la mettiamo sempre vicino alla finestra, magari non troppo vicino, la mettiamo qua. È vero, ragazzi, si vede lo spazio qua in mezzo, ma ragazzi, io non so più cosa devo fare, quindi andiamo adesso a prendere gli elementi elettrici e andiamo a prendere il fornello, ragazzi, che quasi quasi io però metterei un fornello fatto in questa maniera per questa volta. Allora, ragazzi, qua, ah, ok, dobbiamo girarlo in questa maniera. Io direi di provare a far così. Non è malvagio, eh? Non l'abbiamo mai messo. Proviamo a metterlo in quella maniera lì. Perfetto. Direi di mettere un tavolo. Quindi da cucina indietro. Mobili. Pranzo. Allora, sala da pranzo, ragazzi, io direi di mettere uno di questo genere qua di tavolo. Lo mettiamo in questa maniera. Così. Tanto ci passa, ci sta. Ok, e prendiamo magari quattro sedie, non tante di più. Tipo ad esempio queste. E gli mettiamo mettiamole così. Allora, ne mettiamo una qua e ragazzi, ne prendiamo delle altre. Ne mettiamo un'altra. Ne prendiamo 4. Poi vediamo, tanto a noi ragazzi non è che ci interessi più di tanto il tavolo con le sedie eccetera, perché intanto so già che lo sposterò, perché non è che mi piace tantissimo qua vicino, vi dico la verità. Quindi andrò a girarlo e metterlo magari qua da qualche parte. Adesso vediamo un attimino, perché comunque qua così in questa maniera non è che mi piace tanto. Allora, abbiamo fatto qua per il momento, ragazzi, la nostra cucina. Andiamo a mettere le illuminazioni. Illuminazione. Allora, illuminazione per la cucina, io direi, ragazzi,
ragazzi di metterne una che non abbiamo messo mai prima. Quindi per dire, allora quella lì l'abbiamo già messa una volta, questa non l'abbiamo mai messa, mettiamo questa. Ok, sì, può andare bene, ragazzi. Perfetto. Ok, allora. E mi sono seduto, perfetto. Vabbè, andiamo. Allora, ragazzi, facciamo una bella cosa. Abbiamo arredato la nostra cucina. Per adesso ci salutiamo qua, ok? Come sempre, un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero. Mi raccomando, ragazzi, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti sia queste serie che questo canale, ok? Ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao, ragazzi, ciao a tutti.